Oggi la giunta provinciale ha fatto il punto sull'iter della nuova legge sugli appalti e sugli interventi in corso. Malgrado i risparmi in bilancio, sono aumentati gli importi destinati al miglioramento delle infrastrutture e non solo. Quest'anno in bilancio abbiamo messo una somma molto maggiore a quelli degli anni precedenti, mentre nel 2012 vi erano 249 milioni per gli investimenti, cioè edifici, edilizia abitativa, strade e reti. Nel 2013 vi erano solo 203 milioni, quest'anno sono 342 milioni, cioè una somma assolutamente importante. Per quanto riguarda invece i bandi pubblicati di gara, quest'anno abbiamo nella prima metà dell'annata, perché questi adesso sono i dati disponibili, sono stati emessi i bandi per una somma di 328 milioni. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano 321 milioni, cioè quest'anno è quasi esattamente la stessa somma, anzi 7 milioni in più. Non conosce sosta il percorso di dialogo intrapreso dalla provincia di Bolzano per arrivare alla riforma dell'ordinamento del personale. La prima bozza della legge è stata presentata in giunta dall'assessore Waltraud De Egg. Per l'approvazione definitiva si attende al confronto con le parti sociali. Adesso si confronterà con i rappresentanti dei sindacati, ovviamente, e poi torneremo in giunta provinciale per approvare poi la proposta di legge, eventualmente corretta anche in base ai suggerimenti che ci verranno segnalati dai sindacati. L'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino è stato al centro della riunione della giunta provinciale. Il presidente Compaccia ha ricordato l'iniziativa del Treno della Memoria che, nei giorni scorsi, ha portato in Galizia, nei luoghi della Prima Guerra Mondiale, 400 studenti provenienti da Tirolo Alto Adige Trentino. Insieme ai colleghi Platter e Rossi, Compaccia ha partecipato alla cerimonia svoltasi nella piazza principale di Cracovia. Sempre Compaccia ha illustrato a Bolzano il nuovo progetto JEC Tirolo Alto Adige Trentino. Si chiama Accademia dell'Euregio e in collaborazione con la Fondazione Alcide De Gasperi consta in tre fine settimana nel corso dei quali 45 persone al di sotto dei 35 anni avranno la possibilità di partecipare a seminari tenuti da relatori di livello internazionale discutendo dei temi centrali della cooperazione transfrontaliera. Info sul sito internet all'indirizzo www.euroregione.info/academy.